Bene, che cos'è allora 10 quadrata? La radice quadrata è l'operazione che inverte il quadrato, l'operazione di quadrato di un numero. Quindi se ad esempio 4 al quadrato, il quadrato è un altro modo per dire elevamento alla seconda potenza. 4 al quadrato fa 16, allora la radice quadrata di 16 è 4. È l'operazione che vi permette di tornare indietro dall'elevamento alla seconda potenza. E notare che non tutti i numeri sono quadrati perfetti, cioè non tutti i numeri hanno una radice quadrata che è un numero intero. E quello che abbiamo visto con il video della volta scorsa su Pitagora è che lui è proprio, a quanto racconta la leggenda, il mito, impazzito perché ha potuto dimostrare che non esisteva un numero razionale, quindi non esisteva una frazione per ogni radice quadrata che fosse la radice quadrata di un numero. E quindi c'erano dei numeri che non potevano essere espressi come delle frazioni. I numeri che conosciamo per ora sono i numeri di n, i numeri naturali, quelli che si usano per contare e fare gli elenchi. N è contenuto nell'insieme più grande, z, dei numeri interi, che sono i numeri naturali però con segno, quindi anche meno 1, meno 2, eccetera. E z, a sua volta, è contenuto in q, l'insieme dei quozienti, quindi delle frazioni e dei numeri decimali limitati o dei numeri decimali illimitati ma periodici. Q non è sufficiente per ospitare numeri come la radice di 2, quindi è necessario creare un nuovo insieme numerico e questo insieme numerico prende il nome di R, è l'insieme dei numeri cosiddetti numeri reali. Quindi nessun problema, creiamo un nuovo insieme per ospitare numeri come la radice quadrata di 2. R in realtà comprende anche molto altro, comprende numeri come il famoso pi greco, che non è la radice quadrata di nessun numero naturale, né di nessuna frazione. Ma è comunque un numero illimitato, non periodico. Di pi greco si conoscono un numero spropositato di cifre, 6,8 per 10 alla 13. Se questi fossero secondi, 6,8 per 10 alla 13 secondi sarebbero abbastanza secondi da superare i 2 milioni di anni. Quindi si conoscono un numero incredibile di cifre del pi greco. Ma adesso focalizziamoci invece su quei numeri razionali appartenenti quei numeri reali, quindi appartenenti all'insieme R, che sono le radici quadrate di numeri di Q, come ad esempio radice di 2. Prima di tutto partiamo dai quadrati perfetti, cioè da quei numeri che, estraendo la radice quadrata, vi danno un numero intero. Pensiamo al numero 900. Nel numero 900 che cosa ci va? Se facciamo la scomposizione, vediamo che è sicuramente un multiplo del 3 e anzi è un multiplo del 9, giusto? È 9 volte 100. Quindi nel numero 900 ci va 3 al quadrato.
è anche un numero di, un multiplo di 100. 100 è composto da 25 per 4. 4 è 2 al quadrato e 25 è 5 al quadrato. Perché ho scelto proprio questo esempio? Perché il prodotto, questo è un prodotto fra quadrati perfetti. E la radice quadrata ha questa interessante proprietà che io la posso spezzettare in un prodotto tra le radici di questo caso di 3 al quadrato, 2 al quadrato e 5 al quadrato. Adesso abbiamo detto che la radice quadrata ha questa particolare proprietà di invertire l'operazione del quadrato. E attenzione, vale anche il contrario, cioè il quadrato inverte la proprietà di radice quadrata, per cui, per esempio, la radice quadrata di 2 alla seconda è uguale a 2. Adesso però ci focalizziamo sulla proprietà che la radice quadrata cancella il quadrato, per cui 3, la radice quadrata di 3 al quadrato è semplicemente 3. Vi ricordo che 3 al quadrato è 9, la radice quadrata di 9 è il numero che devo elevare al quadrato per ottenere 9, e quindi è 3. La radice quadrata di 2 al quadrato, per lo stesso motivo, è 2, e la radice quadrata di 5 al quadrato è 5. Quindi la radice quadrata di 900, anziché stare a calcolarla direttamente, posso semplicemente spezzettarla e pensarla come 3 per 2 per 5, che fa 30. Facciamo la prova. 30 per 30. So che il risultato finale avrà due zeri, perché 30 è come scrivere 3 per 10, quindi 10 per 10 fa 100, due zeri, 3 per 3 fa 9, 900. Ok, abbiamo dimostrato che 30 è la radice quadrata di 900. Come si calcolano le radici quadrate di numeri che non sono quadrati perfetti? Per esempio 28. Di solito si utilizza la calcolatrice. Anche la nostra calcolatrice, che ha un tasto per le radici quadrate, però deve utilizzare un algoritmo per fare una stima della radice quadrata. Un algoritmo non è nient'altro che una serie di passaggi. Quando vi hanno spiegato l'addizione in colonna, vi hanno spiegato un algoritmo per addizionare i numeri. I numeri possono essere, per esempio, incolonnati solo in un certo modo, i decimi sotto i decimi, le unità sotto le unità, le decine sotto le decine. Poi bisogna riportare i numeri dei decimi del primo numero addizionati con i numeri dei decimi del secondo numero, che in questo caso sono 0. Poi riportare la virgola, poi addizionare le unità, in questo caso 2 più 9. In questo caso che cosa mi prescrive l'algoritmo? Io devo scrivere 1 e non 11 e riportare un 1 sopra le decine. Poi l'algoritmo mi dice che questo 1 devo addizionarlo a questo e quindi riportare un 2, e il risultato dell'addizione lo leggo qua in basso, 21,5. Allo stesso modo devo spiegare con una serie di passaggi che cosa fare al computer. Un algoritmo che è stato inventato dai babilonesi, quindi più di 3000 anni fa, per calcolare le radici quadrate, prevede di partire da una stima, cioè bisogna pensare a un numero che va vicino
ad essere il quadrato della radice che vogliamo stimare, o meglio, un numero che va vicino alla radice che vogliamo stimare. Come faccio a pensare a questo numero? Beh, per esempio, nel numero 28, il numero 28 è un po' più grande di 25. Quindi la radice quadrata di 28, siccome so che la radice quadrata di 25 è il numero 5, posso provare come primo tentativo il numero 5 come radice quadrata di 28. In questo programma il calcolatore vi chiede di inserire il numero di cui interessa calcolare la radice quadrata. Riceve l'input dalla tastiera e poi scrive di inserire una stima di questa radice quadrata. Poi il modo in cui ho scelto di calcolarla è fare 10 tentativi con il metodo babilonese. Il metodo babilonese prescrive questo. Faccio 5 alla seconda, che ovviamente fa 25, e quindi sono ancora lontano da 28. Prendo il mio numero 28, gli sottraggo 25, ok, 5 al quadrato, e divido per 2. 28 meno 25 viene 3, 3 diviso 2 viene 1,5. Questa è quella che chiamiamo la differenza rispetto alla nostra stima. Ho anche sbagliato perché ho fatto meno, invece avrei dovuto fare più. 28 più 25 fa 53, 53 diviso 2 fa 26,5. Quindi 26,5. Prendo il mio numero e lo divido per la mia prima stima, la mia stima iniziale. Quindi 26,5 diviso 5. E vedete che fa 5,3. Cinque virgola tre è la mia nuova stima per la radice quadrata di 28. Vediamo come il risultato. 5 alla 3 alla seconda fa 28,09. Vedete che ci sono andato già molto più vicino. Ripetendo ancora questo algoritmo, dovrei fare 28 più 28,09 diviso 2 e viene 28,0450. Adesso dovrei prendere questo numero e dividerlo per la mia nuova stima, che era 5,3. E vedete che viene 5,29150943. Dovrei prendere tutti i termini decimali e riscrivermeli, e dovrei poi usare questo numero, fare il quadrato, per vedere quanto mi sono avvicinato a 28. E vedete che viene 28,000721. Ok, quindi sono andato davvero vicinissimo con quest'ultima stima che ho fatto. Vediamo il computer che lo implementa, e al computer posso dire di continuare a fare stime. Per esempio, io ho scelto di farle per 10 volte. Quindi la prima stima la fornisco io.
E poi il computer continua a stimarlo, a aggiornare la stima con questo algoritmo babilonese, e poi alla fine mi scrive la miglior stima della radice quadrata e quanto effettivamente viene dopo 10 tentativi. Facciamolo andare. Numero di cui interessa calcolare la radice quadrata ancora è 28, una stima della radice, abbiamo detto 5, lui fa 10 tentativi e vedete che questo numero è la miglior stima per la radice quadrata di 28, è quello che esce fuori nella vostra calcolatrice. La vostra calcolatrice è un computer che ha all'interno un unico programma. Se faccio questo numero al quadrato, viene un numero eccezionalmente simile a 28, 28,000000 e così via. Quindi posso usare questo programma semplicemente per stimare numeri la cui radice quadrata non è un numero perfetto. Prendiamo il numero 37, 37 è vicino a 36, la cui radice quadrata è 6. Vedete che riesco ad arrivare a 36,99999 al posto di 37. Usando la miglior stima viene questa. Non serve che io inserisca un numero particolarmente vicino come prima stima, anche se facilita il conto al computer. 37, ops. Posso voler calcolare la radice quadrata di 37 e mettere come stima 8. Mi verrà comunque un risultato vicinissimo a 37. Questa è la radice quadrata calcolata dal computer. Bene, spero che abbiate imparato qualcosa anche su come sono fatte le calcolatrici, che non sono delle scatole magiche, ma sono degli interessanti pezzi di elettronica con dei piccoli programmi al loro interno.